bene. E poi sai cosa mi ha detto? Mi ha detto facciamo due passi. E io ho detto no, non posso assolutamente, non posso. Ma mi è dispiaciuto tanto perché era così carino. Ma allora perché gli hai detto di no? Ecco, veramente non so neanch'io perché. Ma ti giuro che non ho mai visto un ragazzo così bello e simpatico. E poi sai cosa gli ho detto? Gli ho detto che ero... Mario. Sì. L'elastico un po' lentino. Bravi, bravi ammiragli. Abbiamo fatto la battaglia navale, eh? Ma io vedo tutto! Vedo tutto io! Beh, che succede? Ho perso i guanti nuovi! Li avevi in mano un momento fa. Proviamo a tornare indietro a cercarli. Non preoccuparti, vedrai che sono qui intorno. Speriamo. Eppure siamo passati di qui, mi pare. Mi perdoni. Per caso hanno perdito qualcosa? Sì, io. Un momento fa. Può fare una descrizione? Oh, certo. Sono di colore bianco, eleganti, coi bottoncini ai lati. È una vera disdetta. Erano così facili da infilare. E anche molto facili da perdere. Puoi immaginare, per una abituata a portarli sempre. Per fortuna siamo in estate, fecchendo. Li avevo anche lavati con la benzina. Meglio ridergliele. Daglieli tu. No, io no. Coraggio. No. Non c'è niente di male. Stai fermo. Non avete... chiedo scusa, avete perso qualcosa per caso? Ah, sì, ho perduto io un paio di guanti. Oh, grazie. Mettile via. Potrei essere così odito di chiedervi dove andate di bello. Ecco, stavamo andando a prenderci una bibita. Allora posso permettermi di invitarvi a bibitare tutti assieme? Oh, con grande piacere. Siete molto simpatici voi aviatori. Vado con il comandante. Oh! Permette, prego. Oh. Oh, comandante. Oh, benissimo. Deliziose fanciulle, potete ordinare quello che volete. Io non so proprio che cosa prendere. Neanch'io. Vogliate scusarmi un piccolo momentino? Prego. Torno subito. Si può sapere esattamente quanto hai in tutto? Mm?
Solo 15 cents. Non abbiamo altro. Il resto l'ho perduto. Ma non bastona per quattro bibite. Che facciamo? Ho una grande idea. Quando io chiedo a te cosa vuoi bere, tu rifiuti. Ma io... Va tutto molto, ma molto benissimo. Bibite. Grazie. Bibite. Grazie. Bibite. E tu cosa vuoi, Stanlio? Bibite. Mi scusi, un momentino. Lo vuoi capire che abbiamo solo 15 cents? Quando ti chiedo cosa vuoi bere, tu devi dire niente. Hai capito adesso? Bene, andiamo. Bibita, bibita, bibita. E tu cosa vuoi, Stanlio? Bibita. No, scusi un momentino, ancora un momento. Non riesci a capire la situazione? Tu non devi ordinare niente. Ma tu seguiti a chiedermelo. Faccio solo la commedia per le ragazze. Noi abbiamo solo 15 cents. Proprio così. Andiamo adesso. Adesso ci siamo. Allora, bibite, bibite e bibite. E tu, caro Stanlio, cosa vuoi prendere? Io non la voglio. Oh, comandante, ci faccia compagnia anche lei. Per la compagnia una coppa mista. No, scusi, l'ultimo momentino. Ma cosa fai? Il comandante scherza sempre. Tre bibite. Facciamo metà ciascuno. E che sapore preferite? Ciliegie. Ciliegie. E lei? Amarena. Amarena. E lei, ammiraglio? Io voglio fragola. Cosa c'è ancora? A me fa male la grafola. No! Tre bibite. Una alla grafola. Alla fragola. E zitto, stupido. Fragola. Bevi la metà che ti spetta. Lo sai cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Non avevo scelta. Perché? La mia metà era quella sotto. Che posso farci? Mi dia il conto.
giuro che la mia metà era sotto. Il cozzo. L'avevo riconosciuta, sai. Non importa, Stelio. Non ti servono ancora. Tu ci hai invitato e non voglio toglierti il piacere di pagare. Non sei arrabbiato? Neanche per sogno. Andiamo, fanciulli. Guardatevi, posso affittarvela solo mezz'ora. Siamo d'accordo, nonnetto. Ai, Remy. E prova ad alzare i piedi. Ciao, comandante. Sarà un picnic veramente meraviglioso. Posso sedermi? Basta! Oh! L'hai fatto apposta! Giuro di sì, nonno! State comodi, bamboline? Sì, comodissime! A motore avanti tutto per il centro del Lego! Che giornata stupenda, vero? Sì. Ma che sta facendo? E dammi quel remo. Scusate, devo andare io alla manovra. E dammi qua. Andate piano, eh. Non si preoccupi. Adesso Rayma. È un po' pesantina. Cosa vuoi? Elevati. Presto. Quando io tiro, ci spingi. Non interrompermi, hai capito? Voltati! Oh. Io ti spacco la testa, stupido! Metti a posto il remo. Ci siamo, 1, 2, 3, via! E leva quelle tue monocce! No! Non ti permettere, stupido! Io ti faccio vedere io! Dammi quel remo! Dammi quel remo, ci ho detto! Non ti libera davvero! Dammelo! Poverino, sei fatto male!
Ma si può sapere che diavolo combinate? Mi avete speronato. Che spacciato? Siete pazzi. Volevate farmi affondare. Deficienti. Bravo! Bravo, comandante! Proprio quello che si meritava. Il suo berretto. Che prepotente. Ammiraglio. È un vero prepotente. Oh, bravo! La smetta, non si vergogna. Ma guarda che roba. Bravissima. Bravo. Ehi, venite qui, arriva, subito. Guarda. Dove? Ti faccio vedere io. Aiuto. Bravi, bravi. Dai, donna, che cosa ci fa nella nostra barca? Già, che ci fa? Chi mi ha tirato il cuscino? Lui. Lui. No, non sono stato io. Lui. Da solo non c'è più. Bravo. Bravissimo. E confetti. Tornate dietro. Albert. Albert, aiutami. Che bello. Sì. Signora. Signora. Avanti, naufraghi! Non c'è nessuno! C'è la posta! Questa è una barca pilota! Ma non mi menere, sì! Che cosa sta succedendo? Li faccio smettere! Guardi là! Aspettala subito! Andiamo lì a fargliela andiamo, smettere! Ecco! Vi faccio arrestare tutti! Tutti! Guardate, fiancieri, come sei vicino! Fermi! Giù di là! Fuori! Fuori da questa barca! È mia! La barca! Fuori di lì! Aiuti a salire! Mi aiuti! Mi aiuti!